Conferenza stampa del nostro giocatore Manuel Giandonato, prima partita insomma dal primo minuto in campo, una vittoria sicuramente importante. Prima domanda ad Alberto Orsini, Rai 3. Buonasera, intanto complimenti per l'esordio del primo minuto. Ecco, proprio sui primi minuti volevo chiedere, c'era un po' di tensione, un po' di scori diciamo per quello che è successo domenica precedente, come vi siete sbloccati? E poi un'altra curiosità, qualche cosa dei tifosi ospiti, insomma, che è successo, cose del passato naturalmente. Allora, sicuramente è stata una settimana particolare perché venivamo da una partita non all'altezza quella che abbiamo messo sul campo la settimana scorsa e quindi dovevamo riscattarci nel miglior modo possibile. Penso che poi l'inizio di partita, di qualsiasi partita, ha sempre una fase di studio e credo che noi l'abbiamo vissuta bene, abbiamo fatto una grande partita di squadra perché abbiamo concesso poco e abbiamo avuto 3 o 4 occasioni importanti, quindi secondo me abbiamo fatto una grande prestazione. Per quanto riguarda la seconda domanda, io non posso dire assolutamente nulla ai miei vecchi tifosi. Per me la Fermana rimane una parte importante della mia vita e della mia carriera che porterò sempre nel mio cuore, quindi non mi sento dire assolutamente nulla, anche perché mi hai fatto notare tu, io non avevo veramente sentito nulla. Ecco, grazie. Stefano Castellani, grazie. Il Messaggero, andiamo avanti. Soddisfatto della tua prestazione da titolare di oggi? Ma assolutamente sì, penso di aver fatto una prestazione in linea con quello che chiedeva il mister. L'importante oggi era tornare alla vittoria e penso che ho dato il mio contributo. Alessandro? Stefano ancora? Vabbè, hai giocato adesso pure con Misuraga, che era della coppia, vabbè, ma anche il terzo al centrocampo con i Canarini, insomma. Sì. Quindi stai bene giocando insieme a lui? No, ma io mi trovo bene con tutti i miei compagni, sicuramente con Gianvito c'è una conoscenza da 15 anni che ci conosciamo, abbiamo giocato la prima volta insieme a Vicenza, quindi ci conosciamo da tantissimi anni, ma mi trovo benissimo anche con Del Pinto, con Chedà, con Mantini, con tutti comunque i miei compagni di reparto e di squadra ovviamente. Alessandro? Prima partita da titolare dall'inizio, il primo assist per il gol di oggi di Capitan Brunetti. Ti volevo chiedere come a livello fisico, come ti senti? Hai cominciato la preparazione un po' tardi, in che momento stai? Sto recuperando, sto bene fisicamente, sicuramente mi manca il ritmo gara. E mi auguro di raggiungere il prima possibile i 90 minuti di autonomia, però mi sono sentito bene tutta la partita, a parte quella situazione in cui mi sono venuti i crampi, che comunque ci poteva stare come minutaggio, insomma. Possiamo concludere allora la conferenza, grazie a tutti i colleghi, a Manuel Giandonato. Grazie mille, grazie.